Publio Frased è nato nel 1976, negli anni 70, e sono stato spinto a fare questa scelta di costruirmi una mia compagnia perché, avendo partecipato a degli allestimenti di Ronconi, di Strehler, eccetera, avevo maturato l'idea di fare il regista, ma non il regista che mette in scena i testi, un regista autore che creasse delle storie proprie. E per far questo dovevo avere una mia compagnia. Spesso mi chiedo se oggi avrei le stesse chance che ho avuto 40 anni fa di fondare una compagnia che poi ha avuto la storia e il successo che ha avuto, e mi chiedo se i giovani di oggi hanno le stesse possibilità che ho avuto io negli anni 70 di fare questa scommessa, di fare questa scelta. La prima cosa che mi viene in mente è di dire sì, perché comunque i tempi non cambiano. Chi vuole veramente una cosa, chi la desidera, chi ha una passione vera per una cosa, alla fine riesce a imporsi alle difficoltà che ci sono. Nel 70 c'erano dei circuiti liberi, cioè c'era il grande teatro ufficiale, ma c'erano dei circuiti dove dei giovani potevano incominciare a fare i loro primi passi, a farsi vedere e a far vedere quanto valevano. Vista un po' più alto, dietro uno spettacolo teatrale si nasconde la voglia di comunicare. È un percorso di intelligenza, oltre che di tecnica, la tecnica degli attori per recitare bene e del regista per impaginare bene uno spettacolo, ma è un percorso, un viaggio sempre. Quello che c'è dietro lo spettacolo che non si vede è il grande, bellissimo viaggio che fanno tutti insieme, attori, tecnici, registi, autori, eccetera, per arrivare al pubblico, a parlargli, a raccontargli, a evocargli qualcosa.